L'anteprima del nostro telegiornale, in apertura di edizione, la cronaca ci riporta all'elenco che si allunga dei tentativi di truffa ai danni di anziani sul nostro territorio isolano. A farne le spese stava per essere un 78enne di Forio. Sono intervenuti i carabinieri e sono stati fermati due giovani pregiudicati. E poi vedremo le immagini con il servizio della inaugurazione dell'arenile con attrezzature per le persone con disabilità motoria sulla spiaggia di San Pietro nel comune di Ischia. E poi andremo a Procida, dove il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento del bilancio. I conti tornano, ha commentato ai nostri microfoni lo stesso sindaco Dino Ambrosino. Ed infine, per quanto riguarda lo sport, con il direttore sportivo del Real Forio Vito Manna parleremo del mercato, ma dirà ai nostri microfoni sarà il campo a dare i suoi verdetti. Intanto è stata avviata la campagna abbonamenti. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Filisdeo Solutions. Soluzioni ai problemi delle aziende isolane. Scegli per la tua azienda prodotti e servizi all'avanguardia. Registratori telematici, multifunzioni professionali, casse automatiche, noleggio o acquisto in comode rate. Scegli i nostri sistemi gestionali per l'ufficio, lo studio, il negozio e il ristorante. Filisdeo Solutions. Dal 1975 le soluzioni ai problemi delle aziende isolane. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati, convenzionato ASL. Acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della Chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La Raspata, specialisti del freddo. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Scopri il sapore autentico dell'Italia. Nocciole tostate italiane in un cremoso gelato ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura
con noi. La Raspata, telefono 081 90 27 56, www.laraspata.it. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ancora una truffa d'anziani, due pregiudicati beccati a Forio erano quasi riusciti a portare a termine il loro disegno criminoso ai danni di un 78enne. A San Pietro apre l'arenile per disabili, sulla spiaggia ischitana l'installazione di attrezzature per le persone con disabilità motoria. Procida ha approvato l'assestamento, operazione virtuosa, conti in ordine, il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento del bilancio, soddisfatto il sindaco Ambrosino. Ottimo lavoro sul mercato, il campo darà i suoi verdetti, così il direttore sportivo del Real Forio Vito Manna, intanto avviata la campagna abbonamenti. E ben ritrovati all'appuntamento con Informazioni Italia Ischia, apertura quindi ancora una volta dedicata alla cronaca. A Forio i militari della stazione hanno denunciato due pregiudicati di 22 e 30 anni provenienti da Santa Maria Capovetere e Casalnuovo. La truffa è quella del finto corriere e del pacco in arrivo. La vittima, 78 anni, attende lo pseudo fattorino, ma fortunatamente parla della questione con il figlio. La richiesta di aiuto al 112 è immediata e l'intervento dei carabinieri è tempestivo. La gazzella arriva in tempo per bloccare i due mentre stanno per entrare nell'abitazione della vittima. Per i truffatori una denuncia a piede libero e la proposta per l'applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'Isola Verde. Continua incessante il controllo del territorio da parte del Comando di Polizia Municipale del Comune di Forio. Su iniziativa del Sindaco e del Delegato al Traffico e alla Viabilità hanno avuto inizio i controlli finalizzati al fermo di bici, bicicletta pedalata assistita, pattini e monopattini, skate nelle zone a traffico limitato. Purtroppo diverse sono state le segnalazioni e gli incidenti ai danni di pedoni, residenti e turisti che intendono percorrere in tranquillità e sicurezza le aree centrali del paese, controlli che dureranno in maniera costante per l'intera stagione. Un incendio è stato domato ieri nel tratto dell'ex strada statale all'altezza di Cavallaro nel comune di Forio. Le fiamme hanno avuto origine in un deposito di una falegnameria situata di fronte all'esercizio commerciale Futura. Sul posto sono intervenuti con le pompe idrauliche, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Ai carabinieri il compito di tenere lontani i curiosi e anche di far defluire le auto in prossimità di quanto accaduto. Il municipio di Casamicciola cambia finalmente sede. Da settembre la casa comunale non sarà più ospitata nei locali ormai inadeguati dell'ex Capriccio, bensì nel complesso del convento dei padri passionisti. In questo modo si riporteranno in un'unica sede tutti gli uffici comunali che oggi erano ospitati in ben 5 luoghi diversi e si potrà quindi disporre di una casa comunale ben più dignitosa ed adeguata rispetto a quella attuale, dichiarata parzialmente inagibile e resa utilizzabile solo a mezzo di puntellamenti provvisori che comunque non hanno arrestato il progressivo deterioramento strutturale dell'ex Capriccio che versa ormai in condizioni disastrose.
E a Casa Micciola da oggi è entrato in vigore il nuovo orario della ZTL di Corso Luigi Manzi nel centro del paese. Dalle 10.30 alle 13 e dalle 18 a 1 di notte non sarà possibile transitare né sostare sulle apposite strisce blu installate all'interno del corso. Ma non tutti i commercianti sono favorevoli alla chiusura nelle ore diurne, per questo hanno chiesto un incontro con il sindaco Giosi Ferrandino. Obiettivamente i potenziali clienti di negozi o bar del corso hanno poche possibilità di sosta per le proprie auto all'esterno della ZTL. Il tratto di strada, infatti, che costeggia l'ex Capriccio, ad esempio, è sempre pieno di auto di portatori di handicap e così spazio di sosta non c'è, nonostante il parcheggio costi 2 euro l'ora. Restano solo le aree dell'ANAS e dell'Ancora. Stagione turistica iniziata a rilento, ma lascia ben sperare, lo sostengono gli operatori della Baia dei Maronti. Sentiamo. Siamo sulla spiaggia dei Maronti, presso l'Hotel Vittorio. Come sta andando questa stagione turistica? Attualmente la stagione turistica forse non è iniziata nel modo migliore, anche perché le presenze previste rispetto agli anni precedenti non sono state le stesse quest'anno, anche perché forse la cosa che ci ha segnato di più è stato l'evento dell'alluvione. Prevalentemente le presenze turistiche di quest'anno sono con pochi stranieri rispetto agli anni precedenti. Si può dire che le presenze sono per lo più da persone della penisola, Napoli e comuni altrui. Speriamo che per agosto, anche se prevalentemente non c'è una presenza di persone come gli altri anni, però non ci possiamo lamentare. Beh, la stagione secondo me personalmente va abbastanza bene, diciamo che siamo sui numeri dell'anno scorso, anche se si nota qualche presenza in meno sull'isola, diciamo per categorie se vogliamo dirlo. Abbastanza bene, non ci possiamo lamentare, è cominciato un po' in sordino perché aprile-maggio abbiamo avuto un tempo che non ci ha favorito sicuramente, però per la strada abbiamo un po' recuperato. Agosto è tutto da vedere perché insomma per tutto quello che sta succedendo in Italia, nelle varie regioni, brutto tempo, catastrofi di qua e di là, insomma ci possiamo aspettare un calo, però può anche essere che la situazione migliori. Quali sono i tipi di turisti che sono stati in maggioranza? Ma quest'anno abbiamo avuto un parco turisti molto molto vario, molti americani, abbiamo visto molte famiglie americane, Canada, America e non solo, molti nord europei sicuramente, est Europa anche un pochettino li abbiamo visti, quindi un turismo molto 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 variegato diciamo. Da oggi, 1 agosto, i gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere bene in vista non solo i costi del carburante presso il proprio impianto, ma anche quelli medi, nazionali o regionali, per favorire il confronto da parte degli automobilisti. Oggi, ad esempio, il prezzo medio regionale in Campania, così come riportato dagli impianti isolani, è il diesel 1,758, invece la super senza piombo 1,912. Nella serata di ieri sulla spiaggia libera di San Pietro a Ischia si è tenuta la inaugurazione della spiaggia accessibile alle persone con disabilità motoria. L'arenile attrezzato con passerelle, gazebo per zona comfort all'ombra, spogliatoio e WC appositamente dedicati alle persone a mobilità ridotta che potranno godere del mare grazie anche alle sedie Jobs. Vediamo i servizi. Continua l'impegno dell'amministrazione comunale a favore dei diversamente abili. Oggi sulla spiaggia di San Pietro sono stati inaugurati ulteriori servizi. Sindaco. Sì, l'amministrazione da tempo ha avviato questa collaborazione stretta con il garante dei disabili, con Raffaele Brischetto, il quale in maniera molto discreta sta portando avanti una battaglia sul territorio al fine di cercare di eliminare quelle che sono le barriere architettoniche che rendono invivibile il nostro comune, le strade del nostro comune a coloro che sono abili diversamente. Nell'ambito di questa attività oggi abbiamo messo a disposizione della comunità e di coloro che vivono la disabilità queste due strutture ulteriori
sulla spiaggia di San Pietro, lo spogliatoio e il bagno per disabili. Ho ribadito che non dobbiamo parlare di inaugurazione, ma di un rinnovato impegno da parte dell'amministrazione comunale a cercare di fare tanti piccoli interventi sul nostro territorio, proprio per garantire in maniera civile la libera fruizione degli spazi a coloro che hanno difficoltà nella deambulazione ordinaria. L'amministrazione comunale ha dotato il Lido di San Pietro di tutta una serie di servizi che permettono e alle persone diversamente abili e alle persone a mobilità ridotta di poter usufruire appieno dell'esperienza della spiaggia e quindi vivere appieno l'esperienza del mare. Innanzitutto sono stati collocati della cartellonistica informativa dal porto fino alla spiaggia, che ha proprio la funzione di indicare il percorso più agevole per la persona disabile per raggiungere il lido attrezzato. Qui in loco il disabile può trovare tutta una serie di strutture che lo agevolano sia per raggiungere proprio la battigia, quindi sono state predisposte delle passerelle di 1,50 m, quindi senza fughe, quindi facilmente praticabili per loro. C'è un'area comfort che è un gazebo che permette loro di prendere a riva mare, di stare all'ombra al riva mare. Ci sono i servizi, c'è lo spogliatoio e c'è il bagno, il WC adibito, e ci sono poi infine le sedie Jobs, che sono delle sedie particolari che permettono al disabile proprio di entrare in acqua. Dopo tanti anni siamo riusciti a realizzare un'opera per i disabili che comunque potrà essere usata anche dai normodotati. Però l'importanza è questa, perché diciamo che nei prossimi 15 anni avremo un enorme numero di anziani e quindi anche gli anziani hanno diritto ad avere dei servizi sulla spiaggia. Ad Ischia è stato rimosso il cartello affisso sulla colonnina del pagamento dei ticket per il parcheggio sistemata nell'area di Piazza Trieste riservata alla sosta degli NCC. Il cartello, che aveva attirato le ire anche della presidente dell'Associazione Disabili Rosa Iacono, impediva chiaramente la sosta ai veicoli al servizio dei disabili. Il fatto che si fosse fatta esplicita menzione solo ai disabili aveva indignato non poco cittadini e associazioni. La stessa Rosa Iacono aveva chiesto l'intervento al sindaco e al garante dei disabili del comune. A Procida il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento del bilancio, un'operazione virtuosa, significa che i conti sono in ordine, ha commentato ai nostri microfoni il sindaco Dino Ambrosino. Sentiamo. Sindaco Ambrosino, in Consiglio Comunale è stato approvato l'assestamento di bilancio, la salvaguardia degli equilibri del 2023, ci spiega in breve che cosa avete votato? Sì, vabbè, questo provvedimento l'abbiamo assunto a 2 mesi solo dall'approvazione del bilancio di previsione, tra l'altro nel frattempo ho anche letto che probabilmente il termine ministeriale per l'approvazione del bilancio sarà ulteriormente prorogato. Noi viceversa penso che abbiamo fatto un'operazione virtuosa nel momento in cui l'abbiamo approvato 2 mesi fa e abbiamo adesso deliberato la salvaguardia degli equilibri. Significa che i conti sono in ordine sia sul versante delle entrate, perché stiamo regolarmente incassando quello che era previsto, sia sul versante delle spese, perché non stiamo andando oltre quello che è la possibilità dello stanziamento. Quindi piano piano il bilancio del Comune di Procida migliora per cercare di dare migliori servizi ai cittadini, che alla fine sono l'obiettivo e lo scopo di un ente pubblico. Qualche commento per quanto riguarda invece il riconoscimento dei vari debiti fuori bilancio che sono stati votati anche loro in Consiglio? Sì, tanti debiti fuori bilancio, chiaramente le situazioni più diverse, alcuni antichi rispetto a contenziosi che sono innescati anni e anni fa, altri sono ordinarie sentenze, perché come sapete quando si pronuncia il giudice e tu non l'avevi previsto in bilancio perché la sentenza non c'era ancora, poi via via i debiti si debbono riconoscere, però abbiamo una capienza economica nell'ambito del bilancio sulla voce debito fuori bilancio abbastanza importante, quindi stiamo nella norma e non ci sono preoccupazioni particolari.
Nuovo finanziamento di circa 1 milione di euro per l'isola di Procida. La Regione Campania ha infatti giudicato ammissibile il progetto relativo agli interventi sulla rete di pubblica illuminazione, stanziando circa 935.000 euro. La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria dei comuni finanziati e siamo stati così rapidi e veloci da risultare secondi in tutta la regione, ha commentato l'assessore Rossella Lauro. Viale Madonna della Libera, via Santoianni e via Libertà saranno le strade che saranno riqualificate attraverso un intervento di efficientamento energetico. È una città galleggiante più che un veliero, si tratta di Coru, la seconda imbarcazione a vela più grande al mondo, che appartiene a quello che è invece il secondo uomo più ricco del mondo, vale a dire Jeff Bezos, patron di Amazon. Il miliardario statunitense è al largo dell'isola di Procida e ha pranzato alla Corricella, è la notizia che ha postato su Facebook Giuseppe Giaquinto. L'imbarcazione è dotata di 3 alberi e 3 ponti e può ospitare fino a 18 persone, mentre sono 40 i membri dell'equipaggio. Il prezzo è da capogiro, oltre 500 milioni di dollari. Al seguito anche uno yacht e un elicottero. I giovani della Pastorale Giovanile di Ischia sono partiti per il Portogallo per partecipare alla 38esima giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona dall'1 al 6 agosto. I giovani di Ischia hanno iniziato il loro viaggio verso Lisbona accompagnati dalla preghiera e dalle parole del Vescovo Gennaro in un incontro che è stato inaugurato presso la chiesa di San Ciro ad Ischia. Il programma della GMG prevede il primo momento di incontro con Papa Francesco il 3 agosto, la sera del 5 invece ci sarà la veglia in preparazione della celebrazione della Santa Messa di chiusura, che si terrà poi la mattina del 6 agosto. Tra le auto che hanno sfilato anche quest'anno per le strade dell'isola, nell'annuale raduno organizzato dal Classic Car Club di Napoli, una Jaguar del 69 che ha attirato l'attenzione dei tanti estimatori. Vediamo. Tra le tante auto che hanno sfilato, a noi è colpito questa gialla, questo Jaguar e cabrio, bellissima. Ci racconti un po' la storia di quest'auto? La storia? Questa è una macchina del 69, è una seconda serie. Il motore è un 4200, un 6 cilindri e poi la macchina è questa qua, non è che è una macchina molto semplice, non è una macchina complicata, facilissima da guidare, un po' diciamo pesante nelle manovre da fermo, è una macchina che ha una ripresa eccezionale, cioè io ci faccio i chilometri tranquillamente senza nessun problema. Auto affidabile? Affidabilissima dal punto di vista strada. È perfetta, lei l'ha comprata certamente, ma era così perfetta quando l'ha comprata? Io l'ho comprata restaurata, però il restauro era un restauro fatto malissimo, l'ho dovuto restaurare, l'ho ritirata 15 giorni fa e ho approfittato per venire a questo raduno. Secondo me questa macchina qua oggi, così come è restaurata, almeno per quello che mi costa, il valore che vedo anche sulle riviste autorizzate, oscilla dai 130, 150, 180, c'è anche qualcuno che chiede 200, io se la devo vendere io questa qua non meno di 150, perché mi è costata quella cifra lì circa per metterla a posto. Come mai la Jaguar ha scelto? Si dice che è una delle auto più belle mai costruite. Ma come mai? Io non c'ho solo questa, ce n'ho anche delle altre, sono più per le macchine italiane. Questa qua è bella, mi piace, la uso, mi diverto, però l'anno scorso sono venuto con un Maserati Mistral, che secondo me io preferisco più il prodotto italiano che quello inglese, non me ne vogliono gli inglesi, ma però va detto anche che gli inglesi hanno fatto un po' la storia con i cabrio, gli Spider, e negli anni 50-60 hanno creato delle auto davvero belle. Sì, forse loro sono stati quelli che hanno fatto più macchine, ma anche noi con le nostre vetture italiane abbiamo Maserati, Lancia, Fiat, cioè non siamo da meno. La Regione Campania ha presentato un piano di investimenti per lo storico stadio Collana del Vomero a Napoli, una struttura dal valore sportivo e sociale, ma anche storico, poiché teatro delle 4 giornate di Napoli. Vediamo. La Regione Campania ha presentato
Mi ha presentato il progetto per i lavori di ristrutturazione dello stadio Collana nel Poli, risalente alla fine degli anni 20 e oggetto di una lunga querella giudiziaria con la società concessionaria. Una struttura dal valore sportivo e sociale ma anche storico, poiché teatro delle quattro giornate di Napoli partite proprio dal territorio collinare. Il progetto prevede una spesa di 40 milioni di euro per la rifunzionalizzazione delle due tribune e la loro copertura, la ristrutturazione del campo, delle palestre e della piscina. Sui tempi di realizzazione e l'obiettivo generale dell'investimento, ascoltiamo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Se tutto va come deve andare, fra due anni, ma già avremo prima ancora una serie di impianti che saranno resi fruibili per i cittadini, a cominciare dalla piscina, nella quale abbiamo già cominciato i lavori, che termineranno già a gennaio-febbraio del prossimo anno. È un intervento importante, un investimento importante in un quartiere chiave della città di Napoli, il Vomero. E ne approfittiamo non solo per realizzare altre 10 palestre in più, altri interventi per gli sport cosiddetti minori, ma ne approfittiamo anche per fare un lavoro utile alla città. Realizziamo un parcheggio di 220 posti auto, un parcheggio interrato, lavori anche di arredo urbano d'intesa con la municipalità. Insomma, veramente è un intervento che ci deve inorgogliere e che rappresenterà un ulteriore strumento per recuperare giovani all'attività sportiva e per candidare anche Napoli poi a città dello sport. È chiaro che per candidarti deve avere impianti anche moderni. Alla domanda se l'impianto sarà affidato al comune incomodato d'uso come in passato, il governatore risponde così. Collana rimane alla regione, punto. Noi faremo convenzioni con il CONI. Abbiamo un rapporto di collaborazione per decidere quali federazioni impegnare. Avremo grande attenzione per le famiglie. Uno degli obiettivi fondamentali è far fare lo sport alle famiglie in condizioni possibili. Quindi da una parte il voucher per consentire di avere 400 euro per ragazzo o per ragazza per fargli fare sport. Poi regione, perché dobbiamo mantenere livelli bassi anche per le tariffe da praticare. Gestione regionale significa che noi dobbiamo ricavare solo le risorse per le manutenzioni, la regione non ci deve guadagnare niente, non è che siamo una società privata, quindi questo consente di avere tariffe molto basse. A margine della conferenza di presentazione del nuovo progetto del Collana, il presidente De Luca ha commentato la decisione, a suo avviso sbagliata, da parte del governo di comunicare con un SMS la sospensione del reddito di cittadinanza. Vediamo. Io credo che sia stato un intervento sbagliato da parte del governo, perché inviare un SMS per informare decine di migliaia di persone che da inizio agosto non avranno un aiuto, è un trauma sociale che avremmo dovuto fare di tutto per evitare. Ora è chiaro che si sapeva che c'era questa scadenza, ma quando parliamo di famiglie, quando parliamo di persone, non possiamo usare l'algoritmo o l'SMS, bisogna fare un lavoro di preparazione. Noi dobbiamo lavorare in due direzioni, la solidarietà innanzitutto per la povera gente vera e poi anche la trasparenza. Dobbiamo anche correggere alcune distorsioni che si sono registrate in questi anni, fenomeni speculativi, parassitari che vanno cancellati, ma in primo luogo la solidarietà. Già questo intervento del governo esclude dal taglio le famiglie che hanno minori a carico, persone sopra i 65 anni, disabili. Anche questa cosa andava preparata meglio, perché queste famiglie hanno avuto la sensazione di aver perduto tutto. Poi ci sono due criticità. Il governo dice interrompiamo il reddito di cittadinanza, chi viene escluso si deve rivolgere ai servizi sociali dei comuni. Questo teoricamente è corretto, ma abbiamo una condizione dei comuni che è da disperazione, a volte non c'è il personale neanche per i servizi essenziali. Quindi rischiamo di orientare verso il nulla migliaia di persone. Poi c'è il ruolo, in terza fase,
dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego devono impegnarsi soltanto a fare accordi di servizi di formazione per i giovani che vogliono partecipare alla formazione. Anche qui, per un verso, è un aiuto. Chi accetta di fare la formazione riceve da subito 350 euro. O chi viene incluso nel programma GOL, il programma che il PNR prevede per i giovani, riceve i 350 euro. Ma dobbiamo sapere che diventa poi problematico dare il lavoro. Allora è una materia che va gestita con grande rigore, ma con la sensibilità necessaria. Non possiamo avere rapporti con le famiglie come se fossero oggetti. Allora, manteniamoci tranquilli, ovviamente evitiamo esasperazioni, ma cerchiamo di aprire un dialogo con i comuni, con le persone. Io credo che oggi abbiamo la possibilità, per via informatica, di sapere prima di mandare telegrammi in giro, quali sono le famiglie che possono continuare ad avere un aiuto, almeno fino al 31 dicembre. È stata presentata al Bar Gambrinus di Napoli l'edizione 2023 della festa di Sant'Anna a Bacoli. Ascoltiamo al proposito il sindaco Giosi Gerardo della Ragione. Sindaco Giosi, da 3 all'8 agosto una lunga festa di Sant'Anna a Bacoli con tanti ospiti. Sì, per noi è un grande onore qui a Gambrinus per presentare la festa, quindi diamo una caratterizzazione regionale ad una festa che da 300 anni e più si anima all'estate bacolese, ma che oggi vuole mettere insieme tradizione e innovazione. C'erano tanti artisti importanti, da Gem Senesi a Crementino, ditelo voi, oltre 20 artisti ci saranno sul palco, ci sarà il saluto in video di Vincenzo Salemme. Veramente sarà un'occasione unica per coniugare la capacità di vivere la movida, la musica, la spensieratezza con l'archeologia e le bellezze naturali del nostro territorio. Tutto questo vuol dire anche sviluppo turistico? Assolutamente sì, la festa di Sant'Anna deve essere anche questo in relazione con altre realtà. Siamo stati alla festa di Sant'Anna di Ischia, siamo stati alla Graziella di Procida e c'è la tappa della festa di Sant'Anna a Bacoli sul lago Miseno, in Villa Comunale, con la pedonalizzazione di almeno 3 km di strade, tutte rese disponibili ai cittadini, alle mamme con passeggini, ci sono i parcheggi, veramente c'era tantissimo divertimento e per la prima volta nella storia della città per la festa di Sant'Anna abbiamo una direzione artistica di livello come quello di Gianni Simeone. Ha citato Ischia, Procida, Sant'Anna a Bacoli, ci crede molto in questo progetto flegreo che comprende le isole? Sì, c'è un'estate flegrea che si caratterizza con tante belle feste, con tante capacità di emulare. Noi ad esempio a Bacoli abbiamo replicato un po' l'incendio del Castello Aragonese di Ischia con l'incendio del castello del campanile della chiesa di Sant'Anna. Sono cose che attirano, che creano emozioni, che portano turisti sul territorio, che quindi creano occupazione e lavoro e ci permettono veramente di fare in modo che oltre all'archeologia, oltre ai paesaggi, la natura, oltre il mare, la balneazione, si possa puntare anche e soprattutto su un turismo che punti sui giovani, sulle famiglie e che possa essere 365 giorni l'anno. Ricordiamo 3-8 agosto, Villa Comunale di Bacoli, ingresso gratuito. Ingresso gratuito per tutti, ci teniamo tanto e questo è reso possibile grazie a una sinergia tra il Comune di Bacoli e gli sponsor, ne sono tanti, ma è anche un'occasione per dimostrare che il Comune di Bacoli finalmente è uscito dal dissesto dopo tanti anni e quindi può ambire a fare una festa molto importante, gratuita per tutti. Vi aspettiamo in tanti dal 3 all'8 agosto a Bacoli, affacciati sul lago Miseno. Ed ora lo sport e il calcio. Ieri sera è intervenuto alla trasmissione sportiva a bordo campo il direttore sportivo del Real Forio, Vito Manna, che ha parlato del mercato in entrata e in uscita e dei nuovi obiettivi stagionali. Sentiamo. Siamo qui con il direttore sportivo del Real Forio, Vito Manna. Un mercato che ha rianimato tutta la popolazione di Forio, tutti gli appassionati del Real Forio. Un mercato che ha dato nuovi innesti e ha alzato nettamente il tasso tecnico e di qualità anche da parte del Real Forio. Sì, noi quest'anno abbiamo avuto incarico dalla società di alzare un po' l'asticella, quindi per cercare di fare un campionato diverso e un campionato che possa proiettarci dall'altra parte della classifica, come si suol dire. Quindi abbiamo lavorato per creare il giusto mix tra calciatori di esperienza
calciatori con un livello tecnico più alto e calciatori giovani per cercare di creare la giusta amalgama per raggiungere un obiettivo diverso quest'anno, quindi non la solita lotta per la salvezza che è stata la caratteristica, insomma, degli ultimi anni. Quindi siamo andati a prendere calciatori come Arrulo, come Tomasin, come Musso, come Di Costanzo in avanti, come Cabrera e Bussada in difesa, che sono andati ad arricchire il parco giocatori che in buona sostanza è stato confermato quello dell'anno scorso. Quindi insieme a loro ci saranno sicuramente i giovani provenienti dal nostro settore giovanile, quali Di Meglio, Aiello, Castagna, Peluso e quindi Musella che viene dall'Ischia come 2005, insieme a Iandoli che saranno i due portieri under. Crediamo di aver creato una squadra che possa divertirsi quest'anno e riaccendere, come hai detto tu, l'entusiasmo tra i tifosi del Forio, che è l'obiettivo principale, quindi riaccendere l'entusiasmo, riportare la gente a Salvatore Calise, divertire e divertirci. Ed il Real Forio ha reso noto che da oggi ha preso il via la campagna abbonamenti. L'abbonamento è acquistabile al prezzo di 50 euro ed è valido per tutte le gare casalinghe del Real Forio, comprese quelle di Coppa Italia. L'abbonamento può essere acquistato presso lo stadio Salvatore Calise ed è confermata la linea della società che prevede l'ingresso gratuito per le donne e per i minori di anni 16. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, chiudiamo così. Vi lascio all'appuntamento settimanale con Caleidoscopio e noi ci ritroviamo all'edizione delle 14. Arrivederci.